Fare una domanda, volevo chiedere, secondo lei, professore, dov'è che, quando è che finisce una moda e comincia un mito? Questa è Questa è carina, sì. carina. Sa, le mode hanno bisogno di pochissimo tempo, perché la moda funziona solo se cambia continuamente, no? Anzi, io vedo nella moda l'essenza del nichilismo, per cui, non so, anche un'automobile se va bene, ma se non è più di moda la devi cambiare, cioè ridurre a niente. Anche un vestito, un frigorifero, un computer, magari vanno ancora bene, ma c'è uscito il nuovo modello. Quindi l'essenza del nichilismo è la moda, ha bisogno di pochissimo tempo la moda. Il mito invece è qualcosa che perdura, è qualcosa che si stratifica nella mente, è un'idea pigra, appoggiandomi alla quale io non devo pensare. Si pensa, non so, anche lì c'è un mito individuale che è il mito dell'amore materno. Chi mai la mette in questione che le mamme amano i figli? Ma forse non è proprio vero. Però è un'idea pigra, è un'idea ipnotica, è un'idea che ci tranquillizza. E le idee che ci tranquillizzano non le mettiamo mai in questione. Dopo ci stupiamo se qualche madre uccide un figlio. Ma forse c'erano le premesse, forse le mamme non sono tutte buone, strutturalmente. Non dico per una cattiveria personale, ma perché poveretti, i loro figli vivono a scapito della loro vita. Ogni vita si alimenta della vita di un altro, qualcuno si deve sempre sacrificare per un altro, e questo è il caso loro. Quando non ce la fanno più, ammazzano. Lei scrive